Oggi prepareremo il torrone dei morti, un dolce tipico napoletano che si prepara il 1° novembre. Iniziate sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria. Prendete uno stampo per torrone lungo 20 cm e versate metà del cioccolato. Distribuitelo bene sui bordi, chiudete il contenitore e mettetelo in frigo per 15 minuti. Versate ora il resto del cioccolato e distribuitelo bene su tutti i lati. Chiudete il contenitore, capovolgetelo e mettetelo in frigo per altri 15 minuti. Nel frattempo sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria e una volta fuso aggiungete la Nutella. Ora non vi resta che aggiungere le nocciole, mescolare e versare il tutto nello stampo. Livellate la superficie con una spatola e mettete in frigo per 2 ore. Pulite i bordi con un coltello e lasciate entrare l'aria tra lo stampo ed il torrone. Capovolgete su un piatto da portata, fate un po' di pressione e vedrete che il vostro torrone uscirà senza difficoltà. Ora non vi resta che tagliare a fette ed assaggiarlo.